Lo avevamo lasciato lo scorso giugno, dopo la vittoria del campionato, dopo aver rinnovato il suo contratto e quello dell'allenatore che quella promozione l'aveva conquistata. A Savona, già, proprio a Savona, dove si trovano lui e Vivarini, strani incroci del destino, per seguire le finali scudetto del campionato primavera, in quel 10 giugno che probabilmente gli rimarrà nella memoria per molto tempo. Poi il silenzio, in primo grado, e anche nel secondo, il ricorso al collegio di garanzia del CONI che respinge l'inibizione di 4 anni. E molti, a caldo e anche a freddo, gli avevano suggerito, nemmeno troppo velatamente, di prendersi la responsabilità di quanto era accaduto in quel sabato 2 maggio, prima della partita decisiva. Ha preferito tacere, e noi preferiamo non entrare nel merito né in questa vicenda né, come abbiamo fatto in passato, sulle sentenze sportive che hanno risperito il diavolo nell'inferno della Lega Pro. Nei giorni caldi dell'estate dei processi molti l'hanno offeso, lo hanno dileggiato, imputato come principale responsabile di una vicenda comunque intricata. Nessuno però si è dimenticato che quella squadra dei sogni, quella che ha inanellato una serie impressionante dei risultati utili consecutivi, quella che si è messa alle spalle formazioni che avevano speso molto, ma molto di più, in fondo, aveva la sua firma. Non solo la sua, certo, ma alcuni dei giocatori che hanno fatto la fortuna del Teramo li aveva voluti anche a dispetto di qualche scetticismo iniziale. E, passata la bufera, iniziato questo campionato, non certo in maniera memorabile, più di qualcuno si è ricordato quanto mancasse un direttore sportivo. Per provare a risalire la china, per cercare nuovi Lapadula, nuovi Donnarumma e inserirli in una squadra che, nonostante fosse più o meno quello dello scorso anno, sembrava mancare comunque di qualcosa. Ci sono voluti 9 mesi per tornare a parlare, per rompere quel silenzio interpretabile in migliaia di modi. Stasera, e per questo lo ringraziamo, ha scelto noi per parlare, per chiarire, per spiegare. Perché in fondo, per quello che ha dimostrato nei suoi anni di lavoro, lo merita. Poi la chance la troverà altrove, in altri modi, in altre forme, in altri paesi. 4 anni sono lunghi e lui è il primo a saperlo. Ma troverà, lo ha già fatto, il modo per uscirne. Benvenuto, Marcello Di Giuseppe. Non è una puntata come tutte le altre, questo insomma lo sapevamo. Buonasera, benvenuti a questa puntata di Pro Teramo che è la numero 19 ed è una puntata speciale, ve l'avevamo già anticipato da questa mattina perché questa sera andiamo un po' oltre confine, torniamo un po' indietro nel tempo anche per cercare di capire, di ascoltare da chi fino a questo momento, come abbiamo detto nel servizio, non ha mai parlato, quello che è stata la sua situazione fino a questo momento. Lo faremo per 3/4 d'ora, come di consueto, un tempo di gioco per stare insieme a noi. Ovviamente io do la buonasera e il benvenuto e lo ringrazio perché, come ho detto nel servizio, ha scelto noi per rompere il silenzio, Marcello Di Giuseppe. Buonasera. Vi ricordo le possibilità per interagire con noi, le conoscete, le vedrete in alto sui vostri teleschermi, sia con gli sms che con i WhatsApp, che con Facebook e anche con Twitter.
La mia raccomandazione questa sera, più di altre volte, siccome tocchiamo comunque dei temi scottanti, la raccomandazione è quella di evitare gli insulti, anche perché io credo che questa sia forse un'opportunità difficilmente ripetibile di poter fare delle domande, quello che faremo, quello che farò io, ma anche quello che faranno altri colleghi, poter fare delle domande a un personaggio che comunque ha segnato la storia recente del Teramo. Come sempre il numero 342-9894-630, 392-623-7060 per gli sms canonici, insomma scriveteci. Ma intanto la prima domanda che ti faccio è: come stai? Meglio, diciamo un pochino meglio. Chiaro che è dura e la ferita rimane e probabilmente rimarrà per sempre, quindi è difficile anche da spiegare. Ci tenevo anch'io comunque, perché comunque è giusto così e comunque era giusto farlo in una trasmissione che era strettamente legata al Teramo. Perché al di là di tutto la cosa che mi preme maggiormente, ma questo anche da tempo, al di là di tutto quello che poi si dirà nel corso della trasmissione, io ci tengo a chiedere scusa, perché comunque penso che degli errori da parte mia comunque ci sono stati e le responsabilità me le sono prese, ma chiaramente non è nemmeno quello il problema. Io penso di dovere delle scuse a tutti gli sportivi in genere, ai tifosi teramani in particolare, assolutamente, perché comunque so quanto questa vicenda abbia fatto soffrire una città intera e forse non solo una città, a cui io comunque non posso che rimanere legato per tanti ovvi motivi. E poi le scuse per ultime, ma forse per prime, io li voglio fare, perché la cosa che mi è rimasta molto impressa, soprattutto nell'ultimo periodo di Teramo, è stata la grande vicinanza dei ragazzi, dei più giovani, dei bambini. Quindi a me mi rimarrà sempre quell'immagine e penso che sia stata dura, come lo è stato d'altronde per me, spiegare a mio figlio quello che era accaduto, perché il 10 maggio c'era anche mio figlio a vedere Teramo Ascoli. Ed era il primo tifoso, è forse il primo tifoso del Teramo, quindi una persona matura può più o meno comunque parlare di certi argomenti, ai ragazzini ti rimane un po' più difficile. E quindi a loro va un mio grande pensiero, perché comunque, ripeto, l'entusiasmo che ho visto dei più giovani nell'ultimo periodo a Teramo è stato qualcosa di clamoroso. E a loro va il mio ultimo, ma chiaramente non è il mio primo pensiero, perché effettivamente è stato tutto un qualcosa che comunque, ripeto, le scuse sono spontanee, sono al di là di quello che poi diremo, perché poi di punti non chiari ce ne sono tantissimi, però io ci tenevo a dire questo perché è chiaro che io sono stato comunque una parte importante di quella vicenda. Perché hai scelto la strada del silenzio? Ma perché? Perché il silenzio, non pensavo di dover essere io comunque quello che doveva portare avanti, dal momento in cui c'è un avviso di garanzia, c'è un'accusa che ti viene mossa, a quel punto tu devi comunque... Sei stato chiamato in causa, ma tecnicamente non puoi difenderti da solo, quindi ci sono delle strategie, ci sono delle persone che poi fanno il proprio lavoro e tu attendi speranzoso, ed è quello che comunque ho fatto io, che giustizia possa essere fatta, perché comunque ritengo che tante cose non sono tornate poi nei mesi. Io ho adottato anche il silenzio per capire, perché non essendo assolutamente abituato a certi tipi di situazioni, poi rimettere anche in piedi tutti i pezzi non è stato facile, perché di clamore ce n'è stato parecchio, c'è stata molta risonanza e urlare o dire cosa? Cioè in quei casi lì io
giusto o sbagliato, ho pensato che la cosa migliore era quella di, comunque di stare zitto e di fare in maniera tale che chi doveva a quel punto lavorare potesse svolgere il proprio lavoro, perché tante volte anche le parole possono essere, come si suol dire, usate contro di te, quindi ho pensato che forse non valeva la pena. Senti, come lo hai vissuto dal punto di vista personale, ma prima hai detto anch'io ho un figlio, quale sta, come si è evoluto il rapporto anche a livello familiare all'interno di questa storia? Ma è dura perché comunque tu ti trovi comunque in una fase di grande difficoltà e comunque devi fare scudo verso coloro che comunque ti stanno vicino. In quel caso comunque la mia famiglia è stata eccezionale, mi è stata di grande supporto e probabilmente mio figlio è stato molto più intelligente anche di me, perché lui chiaramente aveva capito che qualcosa era successo. Io ricordo l'esternazione che mi è stata fatta 20 giorni fa da mio figlio a distanza di mesi, e per la prima volta è stato lui a chiedermi, la domanda è stata: ma Palazzi cosa voleva da te? Tu cosa hai risposto? E ho spiegato quello che un pochino era successo in grandi linee, però ripeto, non è semplice perché ne vai di mezzo più o meno giustamente, in maniera anche pesante. E in queste situazioni tante volte manca comunque il rispetto per le persone, perché comunque, ripeto, se ne sono dette tali e tante che è stata difficile. È stata difficile da superare, fermo restando che è una cosa che mi rimarrà per tutta la vita. Noi per farti delle domande, non te le farò solo io, ma ci siamo ovviamente appoggiati ai colleghi che quotidianamente seguono le vicende del Teramo, e dunque abbiamo parlato con i colleghi Gaetano Lombardino, Ania Cantagalli, Alessandro Di Emidio, lo stesso Andrea Costantini, che saluto e ringrazio perché è dietro le quinte, che ti farà anche una domanda, non live ma registrata nel pomeriggio. Abbiamo ascoltato anche loro perché era giusto che anche loro facessero delle domande, oltre alle tantissime che già sento che stanno arrivando da casa. Cominciamo con Gaetano Lombardino del Centro, sentiamo. Beh, buonasera, la domanda che voglio farti è questa: se tu credi che questa vicenda possa avere delle ripercussioni sulla tua carriera futura e soprattutto se in futuro tu ti rivedi ancora nel mondo del calcio. Un saluto. Non è il mio primo pensiero. Assolutamente non è il mio primo pensiero, è il mondo che piace a me, comunque è il mondo dove da sempre sono stato, quindi il calcio ha segnato la mia esistenza. Adesso fondamentalmente, sai, alle porte dei 50 anni non è che uno si possa riciclare o pensare di fare qualcosa di diverso, però siamo ancora in una fase embrionale, cioè c'è una squalifica davanti, quindi attualmente non è la cosa che a cui penso nell'immediato, o almeno quest'anno comunque sapevo, ed è giusto che deve trascorrere in maniera più o meno serena. Chiaro che il calcio lo seguo sempre, è chiaro che, ripeto, il mio mondo, il mio lavoro, ed è anche chiaro che un giorno mi auguro di poter riniziare a fare quello che è il mio lavoro. Adesso ascoltiamo un'altra domanda di Ania Cantagalli del Messaggero. Ascoltiamola. Buonasera direttore, la mia domanda è se questa vicenda le ha fatto capire maggiormente quali sono gli amici o magari i nemici che poi si è appunto ritrovato dopo tutto quello che è successo, e se c'è una persona in particolare da cui si aspettava solidarietà e poi invece non è arrivata. No, vabbè, questa è la vita, penso che anche in altre fasi della vita uno... mi è capitato, insomma, di avere dei momenti alti e dei momenti bassi, quindi certe esperienze poi da quel punto di vista ti migliorano, perché io mi aspettavo che tanti abbandonassero, comunque si un pochino allontanassero.
all'estero dalla mia persona, come speravo e come è successo, che non tanti, perché non sono stati tanti, ma ci sono state persone che mi sono state veramente tanto vicino e che comunque ringrazio. Poi è inutile fare nomi da chi mi aspettavo di più o chi probabilmente mi ha dato quello che forse non mi aspettavo io. Però questo fa parte della vita, quindi è normale per chi fa un tipo di lavoro dove si è sotto i riflettori e quando le cose vanno bene tutti ti stanno vicino per un motivo o per un altro, e quando le cose possono andare meno bene o puoi avere delle disgrazie o puoi avere dei contrattempi, in molti scompaiono. Io ti faccio una domanda, tra poco sentiremo le altre, ma soprattutto leggeremo le vostre di domande. In molti in questi mesi hanno detto ma bastava che il direttore sportivo si prendesse la colpa e tutto o quasi tutto si sarebbe risolto. È una lettura un po' troppo semplicistica oppure... Ma io non lo so se è semplicistica, io mi rilascio a quello che ho detto prima. Io comunque io sono stato a disposizione, nel senso che il mio non parlare, il mio silenzio, fermo restando, ripeto, non tralasciando mai quello che è stato il preambolo iniziale, con le mie scuse per le mie colpe e le mie responsabilità che probabilmente ci possono essere state. Però l'addossarsi le colpe, innanzitutto qui parliamo di, tanto è nato tutto da una tentata combine, da una sentenza che poi è stata sotto gli occhi di tutti e tutti un pochino l'abbiamo letta, ed è una sentenza che a me ancora adesso purtroppo, e devo dire purtroppo, lascia sconcertato, perché alla fine di tutta la giostra si parla di una partita consumata, perché quella per la giustizia sportiva è stata una partita consumata. L'unico problema però è un problema che è chiaro che a livello di giustizia sportiva può contare o non contare, ma la verità è che dei 22 giocatori che stavano in mezzo al campo nessuno è stato chiamato in causa, e questo a me continua, è una cosa che dovrebbe far pensare tanto. Quindi il fatto di assumersi le proprie responsabilità, guarda, io in quel periodo l'unica cosa a cui pensavo e l'unica cosa per cui comunque ho cercato di combattere e combattevo era la salvezza del Teramo, che era la cosa per me più importante, perché, ripeto, tutto quello che si è vissuto lo scorso anno, ma non solo lo scorso anno, io sono stato 4 anni a Teramo, quindi siamo partiti almeno dalla mia epoca, dalla Serie D, cioè noi abbiamo ottenuto i risultati sul campo e io posso garantire una sola cosa, che questi sono risultati arrivati grazie a un duro lavoro da parte di tutti, tanta gente, e risultati veri. E oggi anche con il tempo che è trascorso e anche con quello che si vede in categoria superiore e come si comportano qualche giocatore che l'anno scorso era a Teramo, io posso dire che questa squadra era in assoluto la più forte, quindi una squadra che ha meritato ampiamente sul campo. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato da casa, li leggiamo, usciranno come di consueto solo in basso e non abbiamo più la schermata da domenica, quindi grazie a Maurizio da qui, grazie ad Andrea Costantini. Si rompe il silenzio assordante di Giuseppe, scrive Francesco. Ancora. Marcello, è da luglio che non dormo più, perché proprio tu ci hai fatto questo? Ok, andiamo avanti, li leggiamo... Così li smaltiamo. Voglio dire una cosa, come mai non si è presentato davanti alla tifoseria che lo ha sempre osannato per dare spiegazioni? Per quale motivo? Teramo non meritava una cosa del genere. Me la segno, rispondiamo tra poco. Buonasera, è inutile parlare adesso di Giuseppe, doveva parlare prima e togliere subito dagli impicci il presidente. Ora è solo una beffa che non serve a nulla, non credo comunque non si possa ritentare la scalata alla B senza di Giuseppe. Andiamo avanti. Ciao Marcello, manchi un abbraccio Silvano da San Benedetto, però Silvano è un amico che ci scrive spesso, è di Teramo, ma se non ero per lavoro è a San Benedetto. Ancora. Una sola domanda, perché? Ancora.
Buonasera a tutti, saluto anche Marcello. Io sono convinto che lui non ha fatto niente, io sono convinto che il Teramo ha vinto il campionato sul campo, mi dispiace che ci hanno tolto il sogno della B, sempre forza Teramo, scrive Paolo. Ancora? Nonostante gli errori, molti ti vogliono ancora bene. Ancora? Non era più semplice prendersi tutte le colpe? Ecco, io sapevo che mi perdonerete se a volte, non sapendo cosa arriva, anticipo le domande. Tutte le colpe, avere uno sconto di pena e salvare il sogno di noi teramani e dei giocatori di disputare la Serie B meritata sul campo? Lo sceriffo. Abbiamo già risposto, come detto, io non vedo i messaggi che arrivano, quindi mi perdonerete se faccio delle domande io e magari brucio le vostre. Ancora. Giuseppe, è possibile che solo ora, dopo la gara di Savona, si sia fatto rivedere un'estate intera in silenzio, rifiutando inviti di una tifoseria intera? Sarà il primo messaggio a cui risponderemo. Ancora? Come mai c'era bisogno di comprare la partita se già avevamo vinto? Ancora? Leggiamo altri 4 o 5. Giuseppe, cosa pensa di Bellini e Lovato? Ok? Ancora? Gli errori fanno parte di chi fa. Onore a te Marcello, parlo a livello personale, io come tifoso del Teramo spero che continui con noi. Ancora? DS di altissimo livello, unico a Teramo. Ancora? Sei semplicemente imperdonabile, tu e chi si è sporcato con te. La vostra ingordigia ha ucciso una città intera, era meglio il silenzio che la parte da cane bastonato. Scrive Massi, leggiamo altri due. Non ci sono giustificazioni, hai distrutto una città, basta Carlo. Ancora? Marcello, anche se non puoi operare nel mercato, facci. Allora, cominciamo a rispondere. Due telespettatori da casa ti chiedono come mai non hai cercato un confronto con la tifoseria, o comunque non so se c'è stato da parte loro una richiesta. Ma io con qualcuno ho parlato, chiaramente, quindi... loro sanno, io torno a dire quello che ho detto prima, è chiaro che è anche dura il non poter comunque dire tutto, perché la realtà comunque è questa. Però io, ripeto, io il confronto non è un problema di avere un confronto, lì era un problema di prepararsi al momento ad affrontare praticamente un processo, quindi lì più che metterti a disposizione, allora sembrerà assurdo, io posso adesso in questo momento rigirare la cosa, ma non, adesso stiamo qui chiacchierando, mi ha colpito il cane bastonato perché forse lo ero, adesso non so che impressione do, ma credetemi, come ti ho detto prima, mi sento un pochino meglio. Per me è stata veramente dura, ma non è roba di cane bastonato, perché comunque io ne sono uscito non bene, con le ossa rotte a prescindere. E se uno oggi a posteriori volesse fare un discorso diverso, probabilmente sono stato contento di aver affrontato il tutto come ho fatto, perché io non so, a questo punto mi viene da pensare che comunque c'era un disegno a cui noi abbiamo prestato il fianco col nostro comportamento, però il disegno era quello forse di arrivare a quella che poi è stata la conclusione, e io forse avrei potuto salvare la mia persona in quel caso, però non l'ho fatto, quindi anche questo dovrebbe far pensare, perché loro cercavano prove, a fin fine se uno lì la testa ti può dire qualsiasi cosa, ripeto, io non sono mai stato abituato ad avere problemi con la giustizia, perché poi comunque c'è stato prima del processo sportivo, c'è stato un interrogatorio a Catanzaro, c'è stato comunque un avviso di garanzia, c'è stata un'irruzione fatta dentro casa mia, insomma sono situazioni che comunque ti segnano, e tu puoi anche pensare in quei momenti di salvare la tua persona, e forse oggi chi può dire che io non potevo uscire casomai con 6 mesi di squalifica, con nessun tipo di ammenda, e casomai avrei distrutto completamente il Teramo. Io ho deciso di fare quello che secondo me in quella situazione era il bene di una città, perché ripeto,
da questo punto di vista non mi interessa veramente nulla se mi credono o no, perché i sentimenti li provo io e me li tengo per me. Però io veramente reputo, continuo ancora adesso a reputare Teramo quasi una mia seconda casa, perché io ribadisco quello che si è fatto a Teramo. Il telespettatore prima ha detto non è detto che senza Di Giuseppe, e sono completamente d'accordo che il calcio è stupendo e bello proprio perché nessuna cosa ti è preclusa, quindi sarei il primo tifoso e la prima persona contenta se il Teramo dovesse tornare comunque in B. È chiaro che la B che è stata ottenuta l'anno scorso era una B sacrosanta. Di Bellini e Lovato, rapidamente, che ce lo chiedono da casa, cosa pensi di Bellini e Lovato? Io non penso nulla, non penso nulla. Ho pensato tanto e male prima. Oggi mi sono altamente indifferenti perché comunque non so, si è parlato anche di potere forte dell'Ascoli e probabilmente sarà anche vero. Io, certo è che da quando è nata tutta la storia, ripeto, a me di cose che non mi tornano e le ho dovute rimettere insieme col tempo, perché poi io tante situazioni comunque nemmeno le conoscevo, perché non ci dimentichiamo che tutto nasce da intercettazioni telefoniche con una sola utenza intercettata. Quindi anche io sono venuto a conoscenza dopo di alcune situazioni, anche di telefonate intercorse che io non conoscevo tra altri soggetti. E loro sono stati comunque bravi e capaci per quello che hanno ottenuto, perché ribadisco, loro il 17 giugno, io penso che quello che è andato a dichiarare Barchigiani, con tutto il rispetto comunque a Catanzaro quel giorno, di sua spontanea volontà, che secondo me non ha senso da nessun punto di vista, a me tante cose ha fatto balenare in testa. Però ripeto, io non penso che queste siano sedi adatte, certo, a parlare di queste cose. No, assolutamente. Allora, ci sentiamo adesso la domanda di Alessandro De Midio del quotidiano La Città. Che cosa ti chiede? Buonasera Marcello. Visto che il prossimo mese riprende il procedimento penale di questa lunga vicenda, la mia domanda è cosa ti aspetti da quel fronte? Se ti aspetti quantomeno una riabilitazione, se così possiamo dire, di tutta quanta questa lunga vicenda. Ma io mi aspetto giustizia, giustizia, perché comunque, ripeto, parliamo comunque di due cose completamente differenti, cioè giustizia ordinaria e giustizia sportiva. È chiaro che la giustizia sportiva è palese, che si basa su indizi, che poi comunque puoi in qualche maniera interpretare. Purtroppo l'ultima interpretazione spetta a loro. La giustizia ordinaria, io sono stato raggiunto, ribadisco, a Savona il 10 giugno dalla notifica di un avviso di garanzia in cui si parlava di tentata combin, si parlava di 30.000 euro, di cose fondamentalmente, ripeto, io ho 24 intercettazioni in cui io parlo con Di Nicola, e nelle 24 intercettazioni non c'è una telefonata in cui io nomini la partita Savona, in cui faccia menzione di soldi e in cui parli di giocatori del Savona. Poi ribadisco, loro hanno, c'è una sentenza, io mi devo scusare per quello che dice la sentenza, e lo faccio, però sono tante le cose che a me non tornano. Allora, io direi di leggere qualche altro... Ah no, ci sono i banner. Allora, se è possibile, leggiamo qualche altro messaggio, perché sento che ne stanno arrivando tanti dai suoni che arrivano dalla regia. Allora, li leggiamo. Perché l'hai fatto? Eri il DS preferito dopo Carmine Rodomonti. Non avevamo paura di nessuno con un attacco del genere. Secondo te avevamo paura dell'Ascoli. Io t'amavo, eri il mio idolo sia da giocatore che da DS. Perché l'hai fatto? Ancora. Perché? Ancora? Buonasera, Savona per il Teramo è stato un
punto guadagnato oppure due punti persi. Un caloroso saluto a Marcello da attaccante del Teramo, era il mio cavallo. Ci scrive Donato da Teramo. Ciao Donato. Ancora? Vorrei semplicemente sapere perché. Ok, tra un po' lo chiediamo. Magari sarà l'ultima domanda. Parla di salvezza del Teramo dopo aver sporcato 100 anni di storia insieme al degno compare. Sei scappato senza alcuna giustificazione. Io seguo il Teramo da 30 anni, ho pianto a Savona e ancora oggi quando vedo le immagini mi vengono le lacrime, immagino. 240 caratteri se non erro, purtroppo è il sistema che l'Italia non siamo noi. Un saluto a tutti, in particolare a Marcello, in sincerità, da chi è partita l'idea di questo tentativo? Proviamo a rispondere subito, rapidissimamente. Ecco, queste sono domande, se mi si chiede a me il perché, è chiaro che io non posso parlare di queste cose, certo. Perché, proprio perché non è possibile, non è possibile. Quelle sono partite sotto in cui ti guardano tutta Italia, la pressione è stata altissima da parte di tutti, noi il campionato l'avevamo meritato, ma la beffa è che noi l'abbiamo dovuto vincere veramente sul campo, quindi oggi si chiede il perché e il perché è una risposta che purtroppo oggi non posso dare. Fermo restando che è dura pensare che un direttore sportivo possa comunque manipolare una cosa così importante e così grande. Poi si parla del mio degno compare, anche lì io conosco Ercole Di Nicola da 20 anni più o meno, perché ho giocato a Morro d'Oro, che lui era un ragazzino, era il figlio del presidente. Ho avuto un rapporto sempre normale con Ercole. In quell'ultimo mese, diciamo, questo rapporto in parte si è riallacciato, ma anche lì torno al discorso di intercettazioni. Se andiamo a guardare, Ercole era intercettato da 11 mesi e io in 11 mesi non ho praticamente avuto nessun tipo di rapporto. In quel periodo parlammo veramente anche tanto di calcio perché che so, a lui interessava per l'Aquila Cappellacci, c'erano diversi discorsi che si erano allacciati, quindi non si è solo esclusivamente parlato di quello che era un evento che comunque ha interessato veramente, e questo è difficile da spiegare, tutta Italia, cioè tutta Italia, perché poi il calcio è una cosa bella, però è una cosa che purtroppo, piaccia o non piaccia, guarda caso periodicamente e non tanto, i periodi non sono molto distanti l'uno dall'altro, vengono sempre fuori cose strane. E purtroppo questo è un mondo dove o ci stai e ci sai stare, oppure è difficile continuare a fare, al di là della bravura nei vari campi. Però pensare alla pulizia, ma difatti, ecco, oggi parliamo di Dirty Soccer, a me rimane tutto difficile. Io ho grande rispetto e bene per l'Aquila, ma veramente, anche perché loro sono ripartiti già sapendo di dover affrontare una stagione d'inferno. Però poi la procura ha chiesto 31 punti. 31 punti. In prima sono stati istanza, in prima istanza 13. 13. Io prevedo che in seconda istanza saranno 5-6 punti. E io non credo che lo stesso trattamento sia stato riservato al Teramo. Quindi ci sono tantissime cose che non sono chiare. Perché, ripeto, io posso per assurdo, impazzire di colpo e dire al telefono cose impensabili, cose che sono ubriaco per 20 sere di fila e sparlo al telefono. È chiaro che questo stiamo parlando sempre in maniera, adesso cercando per di ipotesi, fare per ipotesi, per paradossi. Sì, però poi in mezzo al campo ci vanno 22 giocatori. Allora, leggiamo qualche altro messaggio, poi sentiremo l'ultima domanda, che è quella di Andrea Costantini, che è un po' articolata e soprattutto è uno sguardo verso il calcio giocato. Leggiamo qualche messaggio, Maurizio? Se
tornassi indietro, lo rifaresti una cosa del genere? Teramo non meritava, una città così piccola non doveva capitare a una Teramo che ti amava. No, non lo rifarei, voglio rispondere subito. Non rifarei nulla, però io... Allora, qui è una questione anche di caratteri. Io non rifarei, ma se dovessi tornare indietro, è cosa che non si può chiaramente, però io ancora adesso su questo tasto non ci dormo la notte. Io professionalmente ad aprile dovevo fare una scelta diversa, avevo diverse opportunità e probabilmente un professionista vero, e forse questo è il mio limite, un professionista vero avrebbe fatto una scelta diversa. Cioè, avresti firmato per un'altra società? Sarei andato via. Quindi ad aprile avremmo vinto il campionato senza nemmeno il minimo dubbio di... perché ripeto, continuiamo comunque a parlare di cose... ecco, quel rettangolo ha rispettato la volontà della squadra più forte. Quindi, però, ripeto, c'è una sentenza, a quella devo rispondere. Però quella per me è la mia forza e la mia debolezza, cioè io ho sempre pensato, io non mi sono goduto la festa e questo mi fa male ancora adesso, cioè io il 9 maggio contro l'Ascoli, ma già dal 3 maggio, il giorno dopo Savona, io già stavo pensando che il Teramo poteva andare in Serie A per me. E questa è una cosa che è sbagliata, perché ripeto, io non mi sono goduto, ma nemmeno quei pochi giorni che poi ho avuto di, tra virgolette, di gloria, perché comunque questo rimane, per quel che è stato, un risultato storico. Certo. Leggiamo altri messaggi, poi l'ultima domanda di Andrea Costantini e poi ne faremo... Marcello, non so stare senza te, strepitoso DS. Ancora? Il disegno è che siete una massa di dilettanti allo sbaraglio. Teramo non dimentica, gli errori si pagano. Vergognatevi e chiedete scusa mille volte alla città e alla curva del Teramo, anche se non basterà. Purtroppo le chiacchie... Troppo. Ok, perché ti sei fidato di Nicola? Stagli lontano da lui, se no ti rovina ancora. Ancora? Ma di cosa parlavate allora? Diccelo. Ok, io direi di andarci a sentire adesso la domanda di Andrea Costantini, poi rientriamo e leggiamo altri messaggi. Buonasera Marcello, volevo chiederti come hai trascorso quei giorni, cosa hai pensato in quei giorni che sono intercorsi tra il fermo di Ercole di Nicola a metà maggio, poco dopo la matematica promozione in Serie B del Teramo, e il giorno in cui ti è stato notificato l'avviso di garanzia, ovvero il 10 giugno. Avevi sentore, avevi paura che qualcosa potesse succedere? E poi, se fossi rimasto all'interno dello staff tecnico del Teramo, saresti tornato a Savona qualche giorno fa in occasione della gara di campionato? E poi un ultimo aspetto, ti consola il fatto di vedere in Serie B le prestazioni dominanti di Alfredo Donnarumma con la Salernitana e soprattutto di Gianluca Lapadula del Pescara? In fondo hai costituito una delle coppie più atomiche che si possano ricordare, perché una coppia da 20 più 20 e passa gol come quella dello scorso anno in Lega Pro, difficilmente è possibile trovarne. Allora sull'intervallo trascorso... Male, da non pensarci, perché è stato traumatico, anche perché poi, ripeto, è stato tutto un susseguirsi di situazioni. Male però poi dentro di me tornava sempre il solito discorso del fatto che comunque lì c'è stata una partita comunque giocata sul campo, vinta e via discorrendo. Quindi poi uno pensa che poteva, se doveva uscire, sarebbe uscita insieme a tutte le altre partite. Invece c'è stato praticamente un mese esatto, se non sbaglio, più o meno. Quindi, però chiaramente io dentro di me l'ho vissuta male, l'ho vissuta molto male, e non credo che l'abbia vissuta male solo io questa situazione. Saresti tornato a Savona? Ma guarda, io allora Savona, ecco qui le immagini parlano della festa. Savona casualmente è stato il giorno in cui alle 7 di mattina io ero proprio lì a Savona, che è oltretutto l'albergo dove la squadra è andata
venerdì in pernottamento, quindi lo stesso albergo dove eravamo io e Vivarini, dove è successo quello, e puoi immaginare, anche perché poi la telefonata a me mi è arrivata da casa da mia moglie alle 6:30, 7 del mattino, proprio perché c'era stata irruzione in casa mia. E non lo so, credo. Sulla coppia gol, li analizziamo uno per uno? Oppure tutti insieme? Li vuoi analizzare uno alla volta? Cioè, sul campionato che stanno facendo? A me sorprende più Donnarumma, che comunque non è stato impiegato per quello che secondo me è il valore del giocatore. Questo è un giocatore che sa muoversi in aria come pochissimi attaccanti in Italia. Io parlo di movimenti proprio da attaccante. Forse lui è, non dimentichiamoci che è partito da Pescara, per assurdo, ma io penso che anche il Pescara abbia capito che, per come hanno impostato poi il progetto tecnico, strada facendo, poteva essere veramente l'attaccante che completava il cerchio. Sulla Padula io mi ero espresso, allora Donnarumma è un attaccante forte e per me è un giocatore importante per la B a un certo livello, in A non lo so, anche se ripeto è un giocatore forte. La Padula, quello che ho detto da sempre, giocatore che non ha categorie, io l'anno scorso dicevo che non mi sarei sorpreso se nel giro di un paio d'anni lo vedevo in nazionale, e sembra che il tutto possa portare proprio a questo. Addirittura adesso si parla dell'interessamento del Perù, che comunque, però lui è talmente forte anche caratterialmente che io sono convinto che veramente possa fare un altro anno importante, non solo personale, ma possa regalare un sogno ai tifosi del Pescara. Chiaro che stiamo parlando di un giocatore, ripeto, fa male proprio perché pensare che questi due l'anno scorso erano a Teramo, da un lato è una soddisfazione per me, da un lato è enorme dolore per quello che ti dicevo prima, con questi giocatori forse al posto del Crotone oggi c'era il Teramo. Senti, ti faccio una domanda rapidissima, risposta altrettanto rapida, perché non manca molto alla chiusura, anche se stasera andremo un po' più larghi come immaginavamo che fosse. Ma secondo te com'è possibile che un giocatore come Gianluca Lapadula bisogna ripescarlo e rilanciarlo in un campionato di Lega Pro quando ha delle potenzialità del genere? Ma guarda, io... cioè, se non ci fosse stato il Teramo... Corsi che poi vai alla lunga, io lo conoscevo da tempo, quindi poi dipende dai caratteri. Quando a me, se piace un giocatore, vado a sensazioni. Io ti posso dire solo un aneddoto per farla breve, che possa far capire anche quello che succede a volte in Italia. L'anno in cui lui è andato a Cesena, io ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche perché ha giocato proprio a Teramo il figlio, che sarebbe il segretario del Cesena, che è Valentini, e con noi ha giocato Michele, il centrocampista. Quindi mi chiamò proprio l'anno in cui fu fatto uno scambio, e in pratica approdarono a Cesena l'anno di Bisoli, che poi fu l'anno della promozione in Serie A da parte del Cesena. Arrivarono la Padula e De Frel, e lui non li conosceva e mi chiamò Valentini, e io avevo avuto la fortuna, vabbè, la Padula lo conoscevo già molto meglio, però l'anno prima avevo visto De Frel, che non aveva fatto benissimo a Foggia perché aveva segnato 3 gol, però a me era un giocatore che mi aveva particolarmente impressionato, altro giocatore del 92, e parliamo di 3-4 anni fa. E io gli dissi, per me sono due crack, nel senso possono essere due crack per la categoria. Lui mi richiamò dopo qualche giorno dicendomi che Bisoli era rimasto subito molto colpito da De Frel. E io rimasi sorpreso, perché si guarda che tra i due io non so, perché De Frel è un grande giocatore, però dicevo, guarda che quest'altro è bravo davvero. Però poi tante volte, mi rifaccio a quello che è stata la tua domanda iniziale, non ci si rende conto, e in quello penso che il giocatore è fortunato quando c'è un progetto tecnico. Senti, il Teramo di oggi come lo vedi?
tra tante difficoltà, magari con la penalizzazione. Sì, sì, no, no, ma con tutte le attenuanti del caso, rimane una squadra per me forte, una squadra che sbalordisce il rendimento soprattutto esterno, squadra che è sembrata fragile, però squadra che io ritengo comunque in un campionato allora i campionati sono tutti difficili, tecnicamente forse un campionato un tantino inferiore a quello che è stato l'anno scorso, quindi se si pensa che la Spal sta più o meno facendo corsa a sé, quindi mi aspettavo chiaramente qualcosa in più, però diamo anche delle attenuanti ad un gruppo che ha subito comunque qualcosa in estate, e posso anche capirlo, anche se poi io penso che chi ha subito veramente comunque sia stata la società, e anche perché poi ci sono delle pene, e non dimentichiamoci mai di questo, perché il presidente comunque ha preso la sua squalifica. Io ho preso la mia bella squalifica, è una squalifica importante con un'ammenda importante. Tra le tante cose che comunque nella pancia mi bruciano, c'è proprio c'è l'entità della squalifica e l'entità dell'ammenda, quando dopo un paio di mesi vedo che io sono stato, ho preso un'ammenda di 100.000 euro e Platini ha preso un'ammenda di 50.000 euro. Dovessi... siccome immagino che tu segui il campionato, ecco, c'è un giocatore che ti ha particolarmente colpito, magari nei gironi di Lega Pro A, B, C, non fa differenza? Sì, no, ce ne sono diversi, giocatori veramente bravi, ma come in Lega Pro puoi veramente divertirti, perché guarda, proprio ieri sera, che poi casualmente stavo vedendo la partita tra Spal e Pontedera, e penso che Di Santo e Finotto siano due profili pronti assolutamente, almeno per la Serie B, ma con un futuro importante anche nella massima serie. Però ribadisco, ci sono tanti giocatori bravi e secondo me l'occhio sulla Lega Pro, ma anche sulla Serie D, dovrebbe andare da parte di parecchi addetti ai lavori. Leggiamo i messaggi, gli ultimi li leggiamo velocemente perché siamo davvero in chiusura. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, siete stati tantissimi e noi speriamo di poterli leggere tutti. Leggiamo: se sarà il miglior DS che il Teramo Calcio ha mai avuto, tornerai più forte di prima. Un tuo ex collaboratore Stefano. Ancora? Dopo anni di trucchi e inganni finalmente vi hanno beccato, gettate la chiave, scrive Paolo da Teramo. Ancora? La Est non dimentica, vergogna. Ancora? Il campionato l'avete vinto sul C'è Campo. Ah, avete calpestato i nostri sogni, fatevi da parte, Paolo da Teramo. Ancora? Trovaci due punte. Ok? I messaggi sono... Sono sicuro che c'è stata una trappola da parte dell'Ascoli che ha dato dei soldi per far scattare la trappola. Ancora? Mi giro, ma più che altro perché ho il monitor lì. Una semplice risposta. Sì e no, c'è stata la combin? No. Ancora? Il vostro è stato un delirio di un'ipotenza di Giuseppe, di Nicola. Pessimi, scrive Nicola. Ancora? Ma se dicevi che eravamo i più forti, mi devi spiegare perché tutto ciò? Io ancora non mi riprendo. Ancora. Quelli che vedete senza nome sono SMS normali, quelli con nome sono dei WhatsApp. Inutile fare le vittime, a te e di Nicola vi conoscono tutti, hai cominciato dalla promozione a magheggiare. Ancora? Hai detto che il mondo del calcio è un mondo strano, significa che se ci stai si deve essere per forza sporchi, per fortuna non è tutto così. Ancora? Sono finiti? No, io non ho detto che il mondo del calcio è... Io lo allargherei un pochino a tutto il mondo dove il flusso economico è un flusso importante. Questo è risaputo, poi se vogliamo siamo tutti moralisti, tutti bravi. Ok. Il calcio è lo specchio un pochino di quello, purtroppo, dico purtroppo, anche perché poi fondamentalmente, ripeto, una partita non fatta, venir presi, io tanto siamo in una fascia oraria dove... Qualche parola si può anche dire. Io il giorno in cui è uscito il famoso comunicato stampa da parte della curva, in cui mi hanno definito coglione, io ero d'accordo,
perché effettivamente, ripeto, io parlo sempre di quello che ha riguardato la mia persona. Sì, sì. Mai aggettivo poteva essere così azzeccato. Mi auguro solamente che quell'aggettivo sia stato usato solo per quella determinata situazione e forse chi pensa che sia così avvezzo a fare certe cose è proprio... La dimostrazione del contrario viene proprio da quella. Ti faccio le ultime due. Il tuo rapporto con Libera D'Amelio, insomma, ti ha difeso, ti continuerà a difendere? Sì, sì, assolutamente mi continuerà a difendere. È un rapporto ottimo con una persona seria, perché poi dobbiamo andare comunque oltre anche il discorso di anche perché poi si crea un rapporto anche comunque che non va oltre il semplice rapporto tra un cliente e il suo avvocato, persona che comunque anche a livello umano mi è stata vicina e si è messa anche lei comunque a disposizione di quello che era un progetto tra virgolette più grande di noi. Perché lei comunque difendeva Marcello e Giuseppe, l'ha difeso sia, e lo continuerà a fare sia dal punto di vista della giustizia ordinaria che poi deciso anche nello sportivo. È chiaro che nello sportivo l'interesse, ma anche per volere appunto nostro, non era quello di difendere tanto di Giuseppe, ma quanto quello di schierarsi con il Teramo. L'ultimissima, domani è mercoledì 10 febbraio, un giorno così, Marcello Di Giuseppe si alza e cosa fa da domani? Ma io faccio cioè come quello... come vivrà il futuro, ecco. Ma io, quello che ho detto prima, sono convinto comunque di voler rimanere nel mondo del calcio. È stata la mia vita e spero che lo sarà. Domani nello specifico farò quello che ho fatto anche nell'ultimo periodo, comunque perché continuo a vedere partite, continuo a fare quello che più o meno ho sempre fatto, quindi le cose cambiano poco, fermo restando che nulla sarà più come prima, quello torniamo all'inizio della trasmissione, cioè comunque la vita ti cambia e ti segna. E questa è una di quelle ferite che qualsiasi cosa potrò ottenere in positivo o in negativo in avvenire, comunque quella settimana specifica che va dal punto fino, che arriva fino al 2 maggio non si dimenticherà più. Grazie a Marcello Di Giuseppe. Grazie a voi. Per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente noi abbiamo... tralasciato gli argomenti di attualità, ma per il Teramo c'è la partita dopodomani di Coppa Italia all'Artemio Franchi di Siena contro il Siena e poi domenica la partita contro il Tutto Cuoio alle 17:30. Ovviamente questa è stata una puntata a parte rispetto al corso normale di Proteramo che avete insomma, imparato a conoscere e ci fa piacere anche a seguire e ad amare, e nel formato classico per parlare di temi di attualità noi ci vediamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digital Terrestre. Buonanotte. Audio Jungle.